Il Leone d'Oro assegnato dalla 73esima Mostra di Venezia al Fluviale The Woman Who Left sembra voler ampliare la distanza che separa un'idea di cinema elitario e periferico da quei film che invece si offrono con maggiore disponibilità al pubblico. La vittoria del lungometraggio del filippino Love Diaz, lungo 4 ore, girato in bianco e nero, costruito su rigorose inquadrature fisse, nutrito di silenzi e popolato di vite sofferte, richiede allo spettatore una pazienza non comune, ma nei suoi tempi dilatati e nel suo sguardo oggettivo trova le chiavi necessarie per dare forma nel cammino esistenziale della protagonista ad una testimonianza luminosa di riscatto e redenzione. Il verdetto della giuria, presieduta da Sam Mendes, ha comunque trovato, in generale, un certo equilibrio tra ricerca artistica e convenzionalità di racconto, pur con qualche eccessivo entusiasmo. Il gran premio della giuria a Nocturnal Animals di Tom Ford riconosce le qualità narrative del regista americano, ma allo stesso tempo eleva al di sopra del suo valore un film persin troppo programmatico nei suoi ripetuti sbandamenti, mentre il Leone d'Argento per la miglior regia ex aequo a Paradise del russo Konchalovsky e alla Région Salvaje del messicano Escalante rivela forse l'indecisione tra l'omaggio al più anziano dei registi in gara e l'apertura ad un giovane provocatorio talento. Impeccabili le coppe volpi ai migliori attori, Emma Stone per La La Land e Oscar Martinez per Il Ciudadano Illustre, condivisibile il riconoscimento alla miglior sceneggiatura attribuito a Jackie, contestato invece il premio speciale a The Bad Batch. Nulla in concorso per il cinema italiano, un'esclusione che conferma i limiti percepiti al lido dei nostri 3 film in gara e che fa risuonare ancora una volta un rumoroso campanello d'allarme.